Da 3 anni piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva piantati 100.000. Dei 100.000, 20.000 erano nati. Di quei 20.000, calcolava di perderne un'altra metà a causa dei roditori o di tutto ciò che è impossibile prevedere nei disegni della provvidenza. Restavano 10.000 querce che sarebbero cresciute in questo luogo dove non c'era neanche un albero. Aveva capito che quella terra stava morendo per mancanza d'alberi. Gli dissi che di lì a una 30 d'anni le sue 10.000 querce sarebbero state magnifiche. Mi rispose molto semplicemente che se Dio gli avesse dato vita, di lì a 30 anni ne avrebbe piantate tante altre che quelle 10.000 sarebbero state come una goccia d'acqua in mezzo all'oceano. Stava già studiando la riproduzione dei faggi e aveva accanto alla sua casa un semenzaio con delle piantine venute su dai semi di faggio. Le piante, che aveva protetto dalle pecore, erano in pieno rigoglio. Pensava anche alle betulle per le zone più basse, dove, come lui disse, dormiva a qualche metro dalla superficie del terreno una certa umidità. Di qua, Selvazzano, Albignasgo, li tagliano tutti, non devo tagliarli io. Certo. Appunto. Ma siccome c'è uno che uccide così, perché si alza la mattina che piace, uccide, siccome tutti uccidono, uccidiamo tutti. Ma tanto lo fanno neanche. Esatto. Me l'ho detto una volta, dico, ma se cosa serve? Cosa significa questo? Certo. E adesso il delitto continua. La prego di non tagliare gli alberi. La prego, chiamate il sindaco, chi volete. Non tagliate gli alberi. Non tagliate gli alberi. È un massacro, è un omicidio. Non potete tagliare gli alberi. Non potete tagliare questi alberi. Ora esca la cantiere. Aspetta un attimo, sta tranquillo. Vieni giù, aspetta un attimo. Non potete tagliare gli alberi, è un omicidio. Vi chiedo di non tagliare, se avete un'umanità, se avete una coscienza, non tagliate gli altri, non tagliate gli altri, vi prego. Abbiamo piantati noi questi alberi, signora. Siamo i maledetti ospedali, perché è stato preparato. Ma ne dia da cambiare, mettere degli altri. Come? Mi piace 60 anni questi alberi qua. Poveretti. Io ho visto cosa gli fa sotto sul pane, sotto i mangiapiastri questi alberi qua. Scoppiare. A mia, prezzo è vero che ha rotto. È andato a portare anche l'albero e mi dica se ha fatto dissesto. E mi dica se ha fatto dissesto sotto A. Quell'albero ha. Andiamo a vedere. Ma non è sempre che. Andiamo a vedere. Prezzo il verde, sai, non sta mia. Perché? No, io apprezzo il verde, però lo fa tagliare. Il dice che i dissesta e albero non dissesta niente. E venga a dirmi se qui è dissesto. Ma amico, ho visto qui gli alberi, vedo che gli sembra staccurati qui, tutti più come si dice. Appunto, se gli alberi. Ma se gli alberi. Ma se gli alberi vien curai, gli alberi se compatibili con l'ambiente, e dà vita all'ambiente. Ma guarda che mi ha preso il verde. Ma guarda, queste raise che ha dentro, che dà fastidio, se può correggere o no i dislivei che se ha.
quanto si spende per tagliare gli alberi, per ripiantarli e per poi fare quel lavoro che si può fare senza piantare, senza tagliare l'albero. Ma sai che non l'ho fatto prima, se sei arrivato a sto punto, porco io da canaia? Che ho avevamo detto, sei mesi che lo dicevamo, sei un anno che lo dicevamo al sindaco, non vuol sentirne. Deve descrivere l'impatto, ma probabilmente un giornalista deve anche poi forse mettere qualche suo commento. Non può essere solo la registrazione di quello che un'amministrazione o un'opposizione dice. Io penso che il giornalista deve anche dire se gli alberi sono ammalati o non sono ammalati. Non può solo registrare un dato di fatto. C'è una professionalità, ognuno di noi c'è. E questo non è un ricordo, mi permetto di dirlo, perché ho 72 porta di Bari, ma top. Non è vero, ma dire che gli alberi, che gli alberi non sono sani, si può l'opinionista, si può mettere che gli alberi sono sani, infatti bisogna descrivere i fatti reali, gli alberi tagliati sono sani, se no è soltanto lei. Io 72 anni fa le tagliacciate, perché ci credo a questa roba. Abbiamo chiesto, facciamo un tavolo. Ci sono degli alberi che possono essere anche tagliati. Le immagini, ascolti qualche straniero, è passato anche qua, non le conto, ballo. Ha detto, ma io non torno più, che immagine ho di alberi? Probabilmente sì, tra 50 anni avremo un altro viale, ma è necessario distruggere tutta questa cosa qui. L'altro viale, ci abbiamo chiesto, va bene, vai a fare con pazienza, Petrarca, pazienza, qui c'è qualche albero che si può togliere perché magari disturba le caroselle, c'erano degli albergatori. Suaretto nel tavolo della concertazione, il presidente albergatori aveva detto l'idea di spostare le murette e c'era anche la possibilità di affrontare questo discorso. Allora per quello io dico, cerchiamo di fare un'informazione, no, per carità, lei non deve appoggiare nessuno, però che tutte le informazioni avvengano. Collega, queste persone pensano che ci sono vari modi di tagliare la testa alla gente. Tagliare gli alberi sani significa tagliare il futuro dei giovani. Questo sei capace di dirlo sul giornale? Questa è un'opinione di tutti quelli che stanno qua. La vorrai dire? Speriamo di sì. L'albero non solo è vivo, ma sono piante sane. E ci sono addirittura 4 perizie in procura. Posso dire che le prime 2, di cui una è a firma mia, dottoressa Lecis, dottore forestale, nonché consulente del tribunale, depositata alla procura di Padova nel 2012, assieme alla perizia del dottore forestale Alberto Schiavon, agronomo stimato,
anche lui dell'ordine degli agronomi, dottori forestali, e due perizie già giacciono in procura dal 2012. Adesso sono state tutte accorpate ad un unico PM, assieme alla perizia dell'estimatissimo professore Giulini Patrizio, firmata dal forestale esperto Gabriele Pezzani dell'Università di Trento. Quattro perizie di stimati professionisti che dichiarano che così non si doveva fare. Ma le autorità tardano a intervenire perché le azioni di uccisione degli alberi continuano. E questo purtroppo non dipende da noi, perché i passi sono stati fatti tutti e in maniera anche competente, ufficiale, eccetera. Il tutto è seguito dall'avvocato Giorgio Destro, il quale si è recato anche più volte in procura, e stiamo attendendo e abbiamo chiesto il sequestro penale delle piante. E taglia, cosa succede poi? Taglia e lascia un deserto. Di fronte a dei grandi alberghi con cubature immense che guarderanno strade desolate. Quindi noi ci auguriamo che la presa d'atto ci sarà in qualche maniera, in quanto probabilmente questi turisti emigreranno altrove e la città subirà dei gravi danni, non solo economici ma anche ambientali, e quindi finiremo come Jesolo a lamentarci che non ci sono più turisti perché sono andati tutti a Rodolina. E perché sono andati a Rodolina? Perché lì hanno mantenuto gli alberi. Lì c'è Porto Caleri, c'è un grande parco mediterraneo. Qui invece di farne dei parchi, il si distrugge la foresta urbana.